stato anche dedicato uno spazio soprattutto al diabete gestazionale. Fino ad oggi non aveva uno spazio dedicato. Cos'è emerso? Ma è emerso innanzitutto, è una grande soddisfazione perché appunto per la prima volta andiamo a trattare una parte del diabete che finora non era presente nella raccolta annuale. Emerge che circa la metà delle donne con diabete gestazionale in Italia afferisce ai servizi di diabetologia per un monitoraggio metabolico, per il controllo della glicemia durante la gravidanza. Emerge intanto delle criticità su questa popolazione, quindi motivi di soddisfazione che intercettiamo i bisogni di cura di una popolazione fragile, direi tra virgolette, perché viene appiccicata loro l'etichetta di diabete in un momento particolarmente delicato della propria vita, no? Come può essere la maternità. Emerge che le linee guida non sono applicate allo stesso modo in tutta Italia. La diagnosi precoce, cioè quella che dovrebbe essere anticipata a 14-16 settimane della gravidanza, non viene effettuata perché le linee guida ci dicono che donne con pregresso diabete gestazionale, obese, con familiarità per diabete dovrebbero eseguire uno screening precoce. Tutte le altre invece tra 24 e 28 settimane, questo non avviene. Poi ci dice ancora che curiamo bene, credo, perché il 30% circa ha bisogno di insulina, l'altra grande maggioranza dei casi, col corretto stile di vita, la dieta, un po' di movimento, riesce a tenere sotto controllo la glicemia. Quindi gli standard sono alti, ma c'è da battere, ci sono da battere le disparità. Esatto, Ma cosa e poi c'è da far capire una cosa, che queste donne, finita la gravidanza, devono sottoporsi a programmi di follow-up, perché chi ha avuto il diabete gestazionale è a rischio di sviluppare il diabete tipo 2, anche malattie cardiovascolari.